Il bullo non ci piace, è il titolo dell'evento che questa mattina ha organizzato il Forum dei Giovani di Battivaglia in collaborazione con il Forum Provinciale. L'iniziativa è andata molto bene, innanzitutto siamo molto contenti perché è sempre bello da parte di noi rappresentanti dei giovani sensibilizzare su questi temi che ai giovani soprattutto di quella fascia di età che stamattina sono presenti presso il Palazzo di Città sono temi molto delicati perché il tema del bullismo molto spesso nasce anche in quella fascia di età che comprende quindi i ragazzi che frequentano le scuole medie. Io voglio innanzitutto fare dei ringraziamenti ai relatori e al coordinamento provinciale che è molto vicino ai forum comunali e questa è una cosa di cui veramente ci fa molto molto piacere. Hanno ideato questo format, l'hanno fatto inizialmente, l'hanno attuato in provincia a Palazzo Sant'Agostino e poi lo hanno portato nei vari forum, tra cui uno dei primi è stato proprio Battipaglia. Voglio anche ringraziare, oltre ai nostri relatori, le scuole presenti qui, l'amministrazione e il tavolo delle politiche sociali del forum che ha curato questo convegno in tutti i minimi dettagli. Come giovani noi, come rappresentanti dei giovani, è giusto che andiamo a trattare questi temi, è giusto che raccogliamo anche le istanze di magari dei ragazzi che purtroppo sono costretti a subire questo fenomeno e tramite questo convegno abbiamo cercato di dare nel modo meno tecnico possibile una risposta e una spiegazione tramite professionisti di vari settori ai giovani presenti nella sala vicinanza. Sì, grande presenza delle scuole questa mattina e anche relatori abbastanza importanti sulle tematiche. Davvero un incontro che ha lasciato il segno nei ragazzi battipagliesi, ci sono state anche alcune domande interessanti. Secondo me è un evento da ripetere e da portare anche all'interno delle scuole. Perché educare è la base di tutto. Grazie. L'evento è andato bene, ci sono stati dei relatori che erano preparati in materia, dallo psicologo a una sociologa, a un avvocato che si occupa appunto di cyberbullismo. Oltre a parlare delle classiche dinamiche di bullismo all'interno delle scuole, si è parlato anche del bullismo vero e proprio che oggi colpisce i più giovani, che è quello che si ha online, quindi da che può essere un videogioco a quello che può essere una chat e quindi andare a toccare effettivamente delle cose che si stanno evolvendo di pari passo con noi giovani e andare a denunciare anche effettivamente l'evoluzione del bullismo che purtroppo esiste. Tutto sommato è andata bene, la partecipazione delle scuole è stata massiccia, i ragazzi erano molto presi, è un argomento sempre difficile come tutti gli argomenti delle politiche sociali, sono temi che vanno trattati in continuazione e hanno la loro difficoltà ad essere trattati.